Oggi parliamo di un fenomeno davvero, davvero odioso, quello degli scalper, quelle persone che in pratica acquistano un oggetto molto richiesto per rivenderlo a un prezzo maggiorato. Un tempo erano soltanto un fenomeno odioso, oggi stanno diventando una normalità che è giusto combattere. Nel mondo pre-Covid lo scalper era già una figura insopportabile, ma ora che la distribuzione si è spostata in larga parte, se non completamente come nel caso di PlayStation 5 in formato digitale, questo fenomeno, queste persone, ma non soltanto come vedremo, stanno diventando davvero una roba insopportabile che va combattuta con tutte le forze e tutte le idee possibili, anche addirittura spingendo all'acquisto soltanto chi è in grado di dare un documento legale che ne stabilisca l'esistenza fisica, perché poi ecco che cosa succede. Succede che non solo dei privati, come accadeva prima, ma interi gruppi organizzati riescono a un certo punto a mettere le mani su un grandissimo numero di unità di un oggetto particolarmente ricercato. Ed è proprio quello che è stato scoperto di recente in questi giorni in Inghilterra, dove un gruppo che lavora nel campo del profitto ad ogni costo è riuscito, tramite le solite tecniche, a racimolare addirittura 3500 PlayStation 5. Come ci sono riusciti? Semplicemente utilizzando in parte dei bot, quindi dei programmi che controllano costantemente quando una console torna in stock per fare l'acquisto praticamente in forma automatica, quindi in pochissimi istanti, e attraverso quelli che possiamo definire degli schiavi del XXI secolo. E questo spesso accade in Cina, dove delle persone vengono pagate naturalmente pochissimo per stare costantemente, per esempio, su Amazon e effettuare l'acquisto proprio nell'esatto momento in cui un oggetto, in questo caso PlayStation 5 per esempio, torna disponibile, torna in stock. Ecco spiegato perché a volte vedete PlayStation 5 tornare disponibile, poi siete lì che state per inserire il codice della carta di credito e improvvisamente, quando andate avanti nella procedura, il prodotto risulta essere immediatamente sold out. Com'è possibile? Come hanno fatto tante persone contemporaneamente a scoprire che PlayStation 5 era tornata in stock e soprattutto a comprarla in pochi istanti? Semplicemente sono persone pagate per questo e insieme a loro ci sono anche dei programmi predisposti proprio per rubarvi da sotto il naso la console appena messa in vendita. È un fenomeno, come abbiamo detto, non nuovo. La sua forma più recente legata ai videogiochi l'abbiamo vista, sembrerà strano, ma con il PlayStation VR in Giappone, che a un certo punto ha avuto c'è stata un'ondata di interesse per questo prodotto e subito gli scalper si sono messi al lavoro, rendendo il PlayStation VR molto difficile da reperire in Giappone per diversi mesi. Visto che, come abbiamo detto, il commercio si sta spostando prevalentemente in forma digitale, è giusto che in qualche modo si cerchi di tamponare questo fenomeno veramente insopportabile. E soprattutto mi voglio rivolgere a voi che siete disposti a comprare le scarpe Lidl a 200 euro o una PlayStation 5 a 1000 euro. Siete veramente fessi due volte, anzi siete fessi e cattivi perché l'avete effettivamente tolta dalle mani di una persona che semplicemente voleva giocare secondo le regole. E poi siete fessi perché state pagando qualcosa a un prezzo totalmente fuori mercato e poi magari nemmeno vi interessa. Dai, su, soltanto per avere il prima possibile l'ultimo giocattolo, l'ultima trovata elettronica. Non si fa, ragazzi, non si fa. Se avete qualche cosa da dire, se avete avuto delle esperienze con gli scalper, raccontatecelo qui sotto nei commenti e mi raccomando, continuate a seguire Multiplayer.it attraverso tutti i suoi canali. Alla prossima!